Bentornati ragazzi sul canale di Giù in Exgen e siamo tornati qui col secondo episodio dei Cavalieri dello Zodiaco. Vi ricordo che stiamo facendo la storia e siamo giunti al terza casa in realtà di questo episodio del santuario, sarebbe il capitolo, e siamo contro i gemelli. Come penso che sapete un po' tutti, i gemelli sarebbe Ares, quindi... Ok, ecco, guardate quanto cazzo fichi cazzuto. Cigno, subito in battaglia ragazzi quest'oggi. Mamma mia, parte subito forte. Mi ha già distrutto. Vedo anche Andromeda lì, che in alcune case sono due da affrontare. Mamma mia ragazzi, è fortissimo, mi sta subito mettendo in difficoltà. Ok, proviamo a fare noi un attacco. E questo è il terzo attacco consecutivo che mi riesce a fare. Vediamo se... Oh, ecco qua. Bravissimo Crystal. Facciamo una polvere di diamanti. Vediamo se... Polvere di diamanti fatta. C'è un'aurora del nord. Vediamo se me la schiva. No, non me la schivate. Ancora l'aurora del nord, ragazzi. Me l'ha schivata. Ovviamente... Ovviamente il cavaliere dei gemelli è molto più forte, quindi facciamo una bella polvere di diamanti. Ecco qua, guardate che bello ragazzi. Ho caricato abbastanza l'aura per fare una polvere di diamanti. Eccola qua. Nel frattempo ci dichiariamo subito. Vediamo se riesco a fargli un'altra polvere di diamanti. Ci siamo colpiti entrambi. Però lui è in vantaggio. Ecco qua, non ce l'ha fatta, subito attacco. Dai, che faccio, riesco a batterlo. Facciamo un'aurora del nord, vediamo se lo... No, bastardo. È molto forte, vediamo se riesco a prenderlo. No, che ragazzi, ho quasi perso. Sta raccogliendo energia. Mi ha parato, ma brutto bastardo. Vediamo se l'aurora del nord va. Sì. Attenzione, scontro all'ultimo, ragazzi. Siamo. Vediamo. No. Vediamo se riesco prima di lui. Sì. Sì. Di pochissimo. Di pochissimo. Ho vinto veramente di poco. Subito vittoria. Ma una vittoria sei fatto grado D. Cioè un grado bassissimo, però era forte, ragazzi. Hanno parato 10 attacchi, ma era veramente, veramente più forte questo qui. C'è qualcosa di strano. La mia catena non si muove. Come sarebbe a dire? Reagisce al cavaliere di Gemini. Come se non riuscisse a procedere. Certo, non c'è nessuno lì dentro. Ok, ora ci trasporta un altro inizio, era troppo semplice averlo già battuto. Quindi ora dovremmo batterlo con Andromeda, perché è Andromeda che lo affronta nel secondo match. Ok ragazzi, qui praticamente ha trasferito Cigno in un'altra dimensione. Ecco qua, allora, come per il toro anche qui c'è attacco più 10 e dobbiamo affrontarlo con Andromeda. Quindi andiamo subito alla battaglia. Vediamo un po' se riusciamo a fare tutta la catena di Andromeda. È una gran figata la catena di Andromeda, anche lui però mi ha attaccato. Guardate che bella ragazzi la catena di Andromeda. Molto bella. Vediamo onda del tuono di Andromeda, cosa succede? Ok, facciamo un'onda del tuono di nuovo. Devo parare 10 attacchi adesso, quindi... Ecco qua, colpiamolo! Come se non ci fosse un domani! Catena di Andromeda subito! Colpito! Molto molto forte, devo dire, Andromeda! Lo trovo già molto bene! Ecco qua, colpiamolo! Prepotenza! Onda del tuono, vediamo se riesco! No, ho schivato! Schiva, schiva, schiva! Ecco qua, onda del tuono subito! Vai con la catena di Andromeda ancora. Ah, bastardo. Ragazzi, non so come ho fatto, gli ho bloccato l'attacco.
E vai con la catena, vediamo se da con la super mossa dice sì, sì, sono riuscito a fargli la super mossa. Ecco qua, guardate la catena di Andromeda, ragazzi, è KO con la catena di Andromeda. Questa volta il grado dovrebbe essere sicuramente non la D. Abbiamo distrutto facilmente, vediamo che grado mi dà questa volta. S, ok. Questa volta l'abbiamo distrutto. Molto molto forte Andromeda. Allora, ragazzi, come vedete, dopo l'episodio 1-4 che sarebbe Casa dei Gemelli, mi ha sbloccato i prossimi tre episodi. E l'1-5 è praticamente la casa dell'acquario. Conquista, perché qui si è finito un'altra dimensione, è andata a finire tenti nella casa dell'acquario. Poi mi ha sbloccato la casa del cancro, questo è il proseguo, e poi la casa dei Gemelli. Quindi io direi di andare nella casa del casa della bilancia, Aquarius. Quindi proseguiamo con la storia. Allora, ragazzi, qui praticamente dice che viene trasportato in quest'altra dimensione e si trova nella casa della bilancia, come dice, contro Aquario. Eccolo qua, infatti. Finisce con un attacco impetuoso. Dobbiamo affrontare il nostro stesso maestro, che Aquario è il maestro di Crystal, per chi non lo sapesse. Guardate, subito bellissimo l'attacco che è lui. E noi gli rispondiamo subito con la lora di diamanti. Ecco qua. Ecco qua, polvere di diamanti subito. Ma mi attacca! Guardate qui la super mossa di Crystal. Andiamo subito con polvere di diamanti. Colpito. Dobbiamo schivare. Schiva, schiva, schiva. No, mi ha preso in pieno. E allora andiamo anche noi. No, mi ha schivato. No, maledetto, è molto forte. Andiamo di polvere di diamanti. Ma lui mi ha schivato. Ecco qua, colpito ancora. Polvere di diamanti, vediamo se la schiva. No, forza, non ce la faccio. Andiamo con l'aurora del nord, niente da fare. Ecco qua, lo prendiamo. Andiamo con polvere di diamanti, vediamo se l'indice si pieno. E ora rifacciamo l'aurora del nord per un attacco impetuoso. Guardate che figo. Batteremo così il nostro stesso maestro. KO, attacco impetuoso, vittoria. Vediamo che grado mi dà la, non la S, però la, quindi comunque buono. Ragazzi, dopo che Aquario ha detto che abbiamo abbastanza potere e ci ha praticamente consigliato di ritirarci, perché non riusciamo a battere a togliere d'oro, e se non ricordo male ci ha anche chiuso in una specie di sfera di ghiaccio, una specie di trappola di ghiaccio, siamo tornati nella storia con la casa del cancro. Qui abbiamo Sirio che sfiderà il cancro. Il cancro è cattivo e ha il potere di portarci nella terra dei morti. Ecco, infatti vedete, c'è dragone, finisce con una mossa speciale e obiettivo bonus. Ok, iniziamo subito il duello anche contro il cancro. È subito. Ah, guardate, tanto subito. Guardate Chris. Sirio, sì, ci sta. Andiamo subito con la mossa speciale. Guardate il colpo del dragone. Oh, il cancro è molto aggressivo. Molto aggressivo il cancro. Eccolo qua, guardate che sfigata, che scontro subito, un duello molto molto combattuto. Andiamo col colpo del drago subito, preso. Andiamo subito, ecco qua. Cioè, sta attento al cancro, no, mi ha preso con il suo strati di spirito. Un'altra condanna a morte. Ragazzi, ci ha praticamente inflitto un bel danno. Vediamo se riusciamo a fare il colpo del dragone. Sì, eccola qua. Mossa finale speciale. Eccola qua. Guardate che video. È bellissimo, ragazzi. Questo gioco è bellissimo. Abbiamo sconfitto il campo. Vediamo che punteggio da là. Perché comunque qualche danno me l'ha inflitto. Allora, questo è il proseguo. Nel quale ora lui butterà Sirio nella terra dei morti. E andrà alla fine nella terra dei morti senza armature, senza nulla. Ecco qua, infatti poi viene anche lui, ci sfida senza armature, quindi alla pari.
Ecco qua, Sirio contro Cancer. Andiamo subito, mossa a colpo del dragone, me l'ha schivato. Vediamo ora se lo schiva. No, stavolta non ce la fa a schivarlo. Colpo del drago parato. Vediamo ora. Sì, presa ancora. Ecco qua, vediamo ancora. Grande colpo di Sirio. Non sono riuscito a fare il colpo del dragone anche senza armatura. È morto, ma di pochissimo. Ho sprecato, ho sbagliato la mossa. Ora vediamo se ci riesco. Nulla da fare. Colpo del drago. Sta parando tutto. E si sta cercando di vendicare. Attenzione. Attenzione ragazzi, si è arrabbiato, presumo. Infatti, guardate qui. Vediamo, sì. Sconfitto. Mi ha dato più problemi senza che con la sua armatura, ma ce l'abbiamo comunque fatta. Grado B, perché lui ci ha inflitto parecchi danni. Quindi anche questa partita contro il cancro l'abbiamo portata a casa. Ok ragazzi, allora, quindi abbiamo sconfitto Gemini, Acquario, anche se alla fine Crystal è stato comunque intrappolato, e abbiamo sconfitto Cancer. Nel prossimo episodio andremo invece nella casa di Ioria, il Cavaliere del Leone con Pegasus. Quindi finisce qui il secondo episodio della serie dei Cavalieri dello Zodiaco, della storia dei Cavalieri dello Zodiaco. Ci sono altre modalità che poi vi porterò. Spero che la serie vi stia piacendo, il gioco spero che vi piaccia, è bellissimo. Supportate ovviamente questa serie con un like, commentate, condividete, iscrivetevi come sempre al canale se non l'avete fatto. Qui da Angelone 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!